tumeregrete regrette ça. Na tunaomba hii hewa nyiko napitika hii territoire ya bini isiongezeke tena. Con le prime luci della mattina, una sottile nebbia si solleva dalle colline congolesi del nord Kivu. Vengono allestiti i mercati, gli studenti vanno a scuola e le strade cittadine brulicano di persone. Dopo poche ore, però, la quotidianità è improvvisamente sconvolta dalla guerra. Nel villaggio di Mutuei è stato compiuto un massacro da parte degli jihadisti dell'ADF e nell'obitorio della città di Oicha continuano ad essere trasportati corpi. Il bilancio finale sarà di 17 vittime, molte delle quali barbaramente decapitate o uccise con coltelli e maceti. L'état de siège est là pour restaurer l'autorité de l'État. Il y a le Daesh qui est en train de réclamer par-ci par-là. L'État islamique aussi connaît bien que nous, ils ont leur groupe ici au Congo pour faire la califat au Congo. Il colonnello Charles Omeonga, dopo l'introduzione della legge marziale, è stato nominato amministratore del territorio di Oicha, dove ogni giorno le truppe congolesi e quelle ugandesi sono impegnate in operazioni congiunte per cercare di mettere fine alla ribellione dei terroristi. Et maintenant ça va faire 8 mois que l'état de siège a été instauré. Et par malheur, la solution n'est toujours pas là. Ça veut dire qu'on continue à tuer les gens, on continue à kidnapper les gens. Et la grande surprise dans tout ça, c'est que certains analystes ou certains observateurs démontrent d'ailleurs que le taux des tueries a augmenté dans la région pendant l'état de siège comparativement à la période avant l'état de siège. Durante i funerali del ragazzo, migliaia di persone si riversano nelle strade. Il dolore si mescola con la collera e la frustrazione. Ciò che chiedono i cittadini è riassunto in una scritta dipinta sul muro dell'obitorio di Ben. Basta massacri. Una frase capace di riassumere nella sua essenzialità tutta l'esasperazione del popolo congolese che da decenni è orfano di pace.